organizzazione. Sì, è vero. E quindi, come dire, perché con la disorganizzazione si giustifica tutto. Noi sappiamo che se vogliamo affrontare seriamente una campagna vaccinale e dare risultati sulla lotta al Covid, dobbiamo partire dalle persone che rischiano di morire. Chiamiamo le cose con loro nome e cognome. Chi rischia di morire sono le persone anziane e le persone che hanno fragilità. Pronto. E l'organizzazione Pronto. deve servire a questo. Ok. L'organizzazione serve per mettere queste persone in sicurezza, per evitare che si intasino tutte le strutture ospedaliere e per evitare che ogni giorno noi dobbiamo stare a commentare centinaia di morti. Lo diceva lei all'inizio della trasmissione, è indecente. Ci Indecente. stiamo abituando e non è È tollerabile vero, è così. situarsi. Noi ci scandalizziamo, ci commuoviamo. Se c'è un incidente, giustamente, una persona è morta e noi ne soffriamo. 400 morti al giorno stanno diventando la normalità. Questo non può essere. E se questo non può essere, non è giustificabile la disorganizzazione. Bisogna vaccinare per categorie, Allora, per scusatemi. fragilità. Mi scusi, però no, perché mi dice Condorelli che c'è una cosa da dirmi al volo da...